Chiarissimo, chiarissima la sua posizione, Trefiletti. Vorrei sentire per chiudere anche il parere di Giuseppe Di Taranto, economista della LUISS, che intanto ci ha raggiunto in collegamento telefonico, perché appunto questa manovra sembra un po' la guerra dei bonus, bonus che ci sono, bonus che non ci sono. Insomma, Varvelli, Di Taranto, mi scusi, qual è la sua posizione? Guardi, ho sentito l'ultima parte del precedente intervento col quale sono perfettamente d'accordo. In verità forse si poteva attendere un pochino di più per questo bonus di 100 milioni per l'adeguamento dei televisori al nuovo standard, anche se è una cosa importante perché noi, ahimè, adesso anche con l'industria 4.0, purtroppo nei processi di digitalizzazione siamo un po' indietro agli altri paesi. Se c'è una critica che mi sento con molta onestà intellettuale di fare, beh, la critica, guardi, è proprio alla cancellazione dei bonus famiglia per i nuovi nati, ma c'è un motivo tecnico, non politico. E il motivo tecnico è che noi, insieme a Giappone e Germania, siamo, ahimè, le nazioni al mondo che hanno ormai la più bassa fecondità. Quindi da una parte noi aboliamo questa tipologia di bonus, dall'altra poi ci lamentiamo che le pensioni oggi sono pagate attraverso il lavoro degli immigrati. Noi dobbiamo cercare di fare di tutto per aumentare la popolazione italiana in modo da avere più occupazione, come giustamente diceva anche Trefiletti, e avere soprattutto poi maggiori contributi da italiani per gli italiani anziani. Certo, chiarissimo. Io ringrazio anche Giuseppe Di Taranto per aver aggiunto una voce alla nostra riflessione. La manovra economica si voterà l'8 novembre in Commissione Bilancio, 1000 più gli emendamenti depositati dal decreto fiscale. Vedremo come andrà a finire, vedremo se queste forze politiche troveranno un accordo perché la maggioranza è molto fragile. Intanto ringrazio i nostri ospiti, mi scuso per la brevità di questi interventi, ma avendo l'America sempre in diretta stiamo seguendo anche quel fronte lì. Grazie Valentina Castaldini di Alternativa Popolare e grazie, grazie anche a Rosario Trefiletti, presidente dell'Istituto Studi sul Consumo. Grazie a voi. Grazie mille.